Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Seduta di spinta del percorso per dimagrire. Voi vedrete questo video tra 2 settimane, quindi sarete la terza settimana del percorso per dimagrire, ma dovete sapere che io li sto filmando tutti nella prima settimana più o meno, e quindi oggi è ufficialmente nel mio tempo, nella mia linea temporale, che non è la vostra, che vedete i video su YouTube. Una settimana che faccio il percorso. La prima settimana è andata bene, devo dire che ho avuto fame, anche un paio di notti ho fatto fatica a dormire, però è normale, lo sto facendo un po' aggressivo le prime 2 settimane, perché mi piace iniziare i percorsi così in maniera decisa. Superate le prime 2 settimane, sappiate che al 90% poi siete in discesa perché il difficile è un po' iniziare. Sto filmando con il mio nuovo Galaxy S22 Plus. Ho buttato al vento 1100 euro di telefono, non so neanche perché l'ho preso, ma siccome il mio aveva 4 anni, iniziava a dare un po' di matto. Spero che vada bene e spero anche che i video siano un po' meglio del mio vecchio cellulare. Oggi facciamo la seduta di spinta. Come sapete, sto facendo spinta, trazione, cardio-addome come allenamento per questo primo mese. Ho pensato però di fare una cosa un po' diversa. Siccome tanto andare in palestra e filmarmi, cioè farvi vedere mentre faccio gli esercizi, non è che sia granché, no, come idea, cioè non è che ci sia molto da vedere mentre mi alleno, ho pensato di mettervi la scheda in sovraimpressione e commentarvela un pochino insieme. Ok, quindi facciamo qualcosa di diverso per quanto riguarda questa seduta di allenamento. E dopo ci vediamo alla fine del video con le conclusioni finali. Come vi dicevo poc'anzi, andiamo a commentare insieme la scheda di spinta. Una seduta piuttosto intensa, la più intensa della settimana e della durata di circa 1 ora e 30, con i recuperi di 90 secondi più o meno tra i vari esercizi. Iniziamo con i 3 esercizi di spinta per le gambe. Innanzitutto la leg extension 4x8, bella pesante, subito per dare una bella stangata ai nostri quadricipiti. Dopodiché andiamo sulla leg press in super serie con la leg calf alla pressa. Si fa sullo stesso macchinario, quindi facciamo 10 colpi per le gambe e poi 20 colpi per i polpacci. Dopodiché 2-3 minuti di riposo e andiamo sulla parte alta con 5 esercizi, panca piana bilanciere in 4x8, qui con un carico anche dell'80-85% se riuscite del vostro massimale, bella intensa. Andiamo poi sui tricipiti, ai cavi alti con la corda, io li ho fatti. 10 più 6 è la tecnica di stripping, quindi facciamo 10 ripetizioni, abbassiamo il peso del 30% e ne facciamo altre 6, questo per 3 serie. Dopodiché torniamo un attimo sul petto, facciamo la chest press, questo è un piramidale, quindi la prima 10 colpi, poi alzo il carico 8 colpi, alzo il carico 6 colpi, mantengo il carico 6 colpi. Non è come lo stripping, quindi chiaramente sono 4 serie diverse con peso diverso. Andiamo poi alle dips, qui ho scritto per 8, ma in realtà io le dips le faccio a corpo libero, quindi ne faccio quante vengono. Se lo trovate scritto nelle mie schede del coaching online, si scrive per max, che vuol dire massimo numero di ripetizioni possibili. Chiaramente dips che vanno ad allenare un po' tutta la parte alta per finirla. E infine le alzate laterali con i manubri 3x10. Qui ce ne stavano anche alcune di più, ma ero davvero sfinito, viste anche le poche calorie che sto assumendo durante questo allenamento. Comunque, scheda interessante, abbastanza completa, una seduta di spinta fatta come si deve e domani sicuramente riposerò. Ok ragazzi, come avete visto, abbiamo commentato insieme la seduta di spinta. Io non so bene che giorno uscirà questo video, ma oggi è sabato. Come vi dicevo, è solo la prima settimana e c'è il primo sgarro, quindi stasera mi sono preso una pizza e basta, però sono a 800 calorie per ora, quindi tutto il giorno ho mangiato 800 calorie, conto con la pizza di arrivare sulle 1800-2000. Questa era un po' la seduta di spinta. Sapete che non sono un amante dei video lunghi, 10 minuti giusto per mettervi dentro la pubblicità, non mi interessa, quindi lo chiudiamo qui e ci vediamo presto nei prossimi video del percorso per dimagrire. Un saluto da Emil Fitness. Ciao!